Riparte il progetto Orchestra Scuola con una serie di concerti ai quali hanno partecipato nel pomeriggio di ieri tutti gli studenti, secondo le varie formazioni cameristiche, nate all'interno delle classi di musica d'insieme del liceo musicale: fiati, archi, percussioni, pianoforte, chitarra, canto corale. Ad ogni evento si sono uniti gli studenti delle classi ad indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado, Gino Rossi Vairo di Agropoli, Castellabate San Marco, Capaccio Pestum, Albanella. Questo pomeriggio si terrà invece il secondo appuntamento presso l'auditorium della sede centrale, via Fiamme Gialle di Agropoli. La professoressa Cristina De Marco del Liceo Musicale Alfonso Gatto di Agropoli. Prof, ritornano i concerti di musica da camera. I ragazzi sono contenti, emozionati, com'è il clima? Sono felici di ritornare a suonare in libertà? Penso proprio di sì, perché con questa serie di concerti che abbiamo programmato, tutti gli studenti del liceo musicale avranno modo di far ascoltare al pubblico presente tutto il repertorio studiato nel corso del laboratorio di musica d'insieme, quindi tutti gli archi, i fiati, le percussioni, le chitarre, il canto corale, i gruppi misti fra i vari strumenti, per cui i ragazzi penso proprio che saranno felici di realizzare, diciamo, un sogno, perché veramente fino a qualche tempo fa era un sogno quello di fare con libertà tanti concerti senza troppe restrizioni, anche se ce ne sta ancora qualcuna. Io vedo che sono emozionati, sono felici, c'è ancora un grande fermento a scuola, ognuno aspetta il proprio appuntamento perché sono stati anche divisi i vari gruppi nel corso degli appuntamenti che abbiamo previsto. Oggi abbiamo ascoltato quello di flauto, di percussione, di fisarmonica. Domani ci sarà quello degli ottoni e dei sassofoni. Nel mese di maggio ancora i gruppi con le chitarre, con altri strumenti a fiato, con i clarinetti. Ci sarà il saggio di pianoforte, di canto e poi il concerto di fine anno immancabile con l'orchestra e il coro. Siamo con Emilia Elisabeth Rich della terza musicale del liceo Alfonso Gatto di Agropoli. Lisbeth, allora, com'è stata la tua prima impressione sulla musica e sulle lezioni pomeridiane di pianoforte appena sei entrata al liceo? Quando sono venuta qua per la prima volta non avevo mai suonato il pianoforte, quindi entrare nel mondo della musica è stata proprio. Era come entrare in un portale magico ed entrare in un mondo a parte, perché era completamente dal mondo in cui vivevo prima, venendo dalle medie. Stando qua al liceo musicale, poi, proprio perché è un mondo a parte, la musica, ho imparato a suonare, sto imparando a suonare le emozioni più che altro, per questo dico che è un mondo a parte la musica, perché non basta suonare lo spartito, bisogna proprio non solo entrarci dentro, ma riuscire a dettare con le note, quando si suona, quello che si prova, quello che si vuol far provare alla gente che ti ascolta. E quindi è stata una bellissima sensazione la prima impressione che ho avuto sulla musica. Era come entrare in un film in pratica. E poi le lezioni pomeridiane, la stessa cosa, perché la professoressa che mi segue, Cristina De Marco, è stata pazientissima, è stata bravissima, mi ha insegnato a leggere, a suonare. Adesso stiamo continuando con il nostro percorso musicale. Martina Pascale, invece della prima musicale, sempre del Liceo Alfonso Gatto. Allora, com'è nata la tua passione per la musica e come mai hai scelto proprio la chitarra come strumento? Allora, la mia passione per la musica è nata prima di iniziare le medie, perché io facevo le medie indirizzo musicale e mi piaceva cantare, quindi ho pensato che un abbinamento buono per cantare era la chitarra, anche perché mio fratello suonava la chitarra. A volte ancora la suona, e quindi guardando lui come suonava la chitarra, ogni volta mi appassionavo e questo mi ha fatto anche appassionare a suonare. E poi, diciamo, la passione per la musica è nata in generale con il tempo. Mi sono sempre più appassionata studiandola anche alle medie e poi al liceo. Thank you.